In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni, suo fratello, e li condusse in disparte su un alto monte e fu trasfigurato davanti a loro. Il suo volto brillò come il sole e le sue vesti divennero candide come la luce. Ed ecco apparvero loro Mosè ed Elia che conversavano con lui. Prendendo la parola, Pietro disse a Gesù: «Signore, è bello per noi essere qui. Se vuoi farò qui tre capanne, una per te, una per Mosè e una per Elia». Egli stava ancora parlando quando una nube luminosa li coprì con la sua ombra. Ed ecco una voce dalla nube che diceva: «Questi è il figlio mio, l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo». All'udire ciò i discepoli caddero con la faccia a terra e furono presi da grande timore. Ma Gesù si avvicinò, li toccò e disse: «Alzatevi e non temete». Alzando gli occhi non videro nessuno se non Gesù solo. E mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: «Non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti». Se domenica scorsa il Vangelo ci collocava realisticamente nel deserto, lì dove Gesù affronta la prova delle tentazioni e la vince, oggi il Vangelo ci porta su un alto monte, sul punto più alto, diciamo, che dalla terra ci fa toccare, ci eleva al cielo. Siamo sul monte Tabor, con i suoi discepoli più vicini, con Pietro, Giacomo e Giovanni, avviene una scena particolare. Dice il Vangelo: Gesù si trasfigura. Trasfigurarsi non significa trasformarsi, trasfigurarsi non significa apparire con un'altra forma diversa, ma trasfigurarsi equivalrebbe a dire togliersi, diremmo, la maschera, apparire per quello che si è, mostrarsi nella verità. E se Gesù è figlio di Dio, sul monte si trasfigura, cioè appare per quello che si fa vedere come figlio di Dio. Tant'è che il Vangelo diceva che le sue vesti erano bianchissime e luminose, che a stento i discepoli riescono a guardarli. Qual è il senso della trasfigurazione? Forse che i discepoli si erano così abituati ad avere Gesù accanto che avevano perso di vista la sua vera identità. Avevano fame e lui gli moltiplicava il cibo, avevano sete e gli faceva trovare l'acqua, davanti alle malattie li guariva. Forse trattavano Gesù come una sorta di stregone, forse si erano così abituati alla sua presenza che avevano dimenticato chi egli fosse. Allora, per un attimo, dire che Gesù si trasfigura significa li fa entrare nella sua verità, si appare per quello che si mostra nella sua realtà, fa vedere loro che è il figlio di Dio. Ed è così grande lo stupore che i discepoli cadono con la faccia a terra. Ma la scena più bella è quella di vedere accanto a Gesù i due emblemi, i due profeti più grandi, i due messaggeri che hanno parlato tantissimo di Gesù nell'Antico Testamento: Mosè ed Elia. Mosè, che è l'immagine del popolo di Israele che passa dalla schiavitù alla terra promessa; Mosè è l'immagine di Dio che dà i comandamenti, è il segno dell'alleanza, del legame con il popolo; Elia, che invece è il capo di tutti i profeti, colui che ha profetizzato in maniera più grande della venuta di questo figlio di Dio. Mosè ed Elia, che parlano con Gesù, stanno proprio ad indicare questo: adesso è lui colui che abbiamo atteso, adesso è lui colui del quale abbiamo parlato. Tant'è vero che questa voce che dal cielo risuona per la seconda volta, perché per la prima volta si era udita nel giorno del battesimo, stavolta, ripetendosi, aggiunge un altro verbo: questi è il figlio mio prediletto, l'amato, ascoltatelo. Adesso è Cristo che dobbiamo ascoltare. Mosè trova il compimento con i comandamenti in Gesù, Elia
trova il compimento delle profezie, l'attuarsi in Gesù. Adesso è Lui che dobbiamo ascoltare. È significativa l'espressione, l'affermazione di Pietro, il quale davanti a quella scena bellissima, davanti a quell'anticipo del paradiso, Pietro non vuole più tornare alla vita di ogni giorno e glielo dice in modo franco, in modo schietto al Signore: Signore, facciamo tre capanne, significa costruiamoci qui la casa, ci penso io, staremo per sempre con te, staremo qui a contemplare la tua visione di gloria. Tutti ci saremmo aspettati un applauso da parte di Gesù a Pietro, tutti ci saremmo aspettati un complimentarsi di Gesù con Pietro. Eppure Gesù questo non lo accetta. Racconta un altro Vangelo dove Gesù in modo insistente dice a Pietro che non bisogna più stare nel monte, ma bisogna riscendere a valle. Cioè noi cristiani non siamo soltanto coloro che ci ubriachiamo di Dio, non siamo chiamati soltanto a stare, a vivere presso di Dio, presso Dio. Ma dobbiamo poi riprendere la vita ordinaria in modo straordinario. Dobbiamo poi, carichi di Gesù, dopo essere stati sul monte, dopo che ci siamo illuminati, abbronzati di Cristo, ricaricati di Dio, dobbiamo tornare alle occupazioni della vita di ogni giorno per portare lì, nella famiglia, nel lavoro, nelle varie attività, la gioia di essere stati sul monte con Gesù. Allora anche noi quindi possiamo essere trasfigurati quando nelle realtà quotidiane, nella vita temporale, noi dimostriamo di essere trasfigurati perché siamo stati sul monte con Gesù. C'è a tal proposito un racconto bellissimo, si narra nel libro dell'Esodo che Mosè, dopo che era sul monte con Gesù, perché Dio gli aveva dato le tavole della legge, quando poi scendeva dal monte, tutti si accorgevano che Mosè era stato a colloquio con Dio. Da che cosa si accorgevano? Se ne accorgevano del suo volto, perché era più luminoso del solito. E gli israeliti allora dicevano: si vede che Mosè è stato, ha dialogato, ha parlato con Dio. Allora in questa settimana seconda di Quaresima, l'augurio più bello per noi cristiani potrebbe essere anche questo, di essere trasfigurati. Noi che ogni domenica, che ogni settimana stiamo sul monte con Dio, dobbiamo poi nella vita di ogni giorno dimostrare dal volto, non solo, ma dalle opere, che siamo stati per un giorno a contatto, a colloquio con Dio. Ma questo Vangelo ci richiama anche e ci rinvia al paradiso. Scrive l'Apostolo Paolo che noi aspettiamo il nostro Salvatore Gesù Cristo, perché Egli, quando tornerà, trasfigurerà questo nostro corpo mortale a immagine del suo corpo glorioso. Allora, per noi che in questa settimana ascoltiamo questo Vangelo, risuona ancora questa certezza, che mentre guardiamo Cristo trasfigurato nella sua verità di Figlio di Dio, vediamo già in anticipo la nostra sorte. Quello che noi saremo, saremo come Lui è, saremo simili a Lui, saremo trasfigurati come Lui.